giudizio positivo dei pazienti sull'azienda ospedaliera di Alessandria e quanto emerge dai circa 4.000 questionari compilati nell'ambito del progetto Fatti sentire e ti ascoltiamo, che già lo scorso anno aveva promosso l'ASO e fornito indicazioni per un ulteriore miglioramento dei servizi. 6 le aree oggetto di valutazione: l'accessibilità, i tempi di attesa, il comfort, la relazione, la qualità dell'assistenza e l'informazione. Per tutti il grado di soddisfazione è compreso tra buono e ottimo. In seguito alle indicazioni emerse dall'indagine dello scorso anno, l'azienda è intervenuta sulla gestione delle attese dell'iter di prenotazione, sul miglioramento della qualità, sulla varietà e la gradevolezza del cibo, sul miglioramento e il comfort alberghiero, sull'umanizzazione del centro riabilitativo Borsalino, sulle modalità di informazione agli utenti e sulla procedura per inoltrare reclami all'URP. Tutti questi punti sono stati nuovamente indagati. La maggiore criticità emerge sui reclami, le persone cioè non sanno come farli e a chi rivolgersi, e sull'informazione. In un momento di nuove povertà e difficoltà crescenti per milioni di lavoratori e pensionati, la CGIL di Alessandria lancia l'idea dello scambio solidale con una sorta di outlet dove tutto è gratis per chi porta e per chi prende. In alcuni locali del sindacato tutti i giovedì dalle 15.30 alle 18 si possono portare o prendere abiti e altri oggetti, e con il passaparola sono già arrivati indumenti, libri e giocattoli per bambini, piccoli mobili, un televisore e un forno elettrico. La crisi acuisce i problemi, afferma il segretario provinciale della sigla Silvana Tiberti, ma può rappresentare per tutti un ripensamento per un diverso stile di vita e per non sprecare. In altre parole, non buttare ciò che si può regalare e non comprare ciò che si può trovare. Il calendario della provincia di Alessandria quest'anno è dedicato alla presentazione della candidatura UNESCO per i paesaggi vitivinicole di Langhero, Ero e Monferrato, che coinvolgono complessivamente 74 comuni per oltre 30.000 ettari di terreno tra cuneese, astigiano e alessandrino. L'alessandrino ha nell'insieme delle 9 aree la numero 5, quella del Moscato dell'Acquese con 4 comuni, e la numero 9, quella del Grignolino nel Monferrato con 9 comuni. Il percorso per la candidatura è stato lungo e a breve i presidenti delle tre province firmeranno con la regione un documento per la presentazione al Ministero della candidatura, che sarà valutata nel 2011. Il calendario è realizzato in collaborazione con il fotografo del paesaggio Mark Cooper, specializzato in fotografia aerea. E così per il momento da Alessandria e provincia è tutto. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e la linea torna allo studio.